io parlassi senza il bellissimo. Io sono l'antica, sono abituato a Siracusa, dove ci sono delle platee, sette volte questa platea. Arriva signora? Sì. Grazie. Sfalsa, la voce è un... mi fermo. Quando sono stato carinamente, appropriatamente invitato a questa riunione, ho pensato che mi sarebbe stato chiesto qualche parlare e ad evitare di dire sciocchezze, che capita spesso. Mi sono scritto, mi sono preparato pochissime parole, non vi annoierò. Le riflessioni che ho fatto io rispetto all'uomo, alla persona professionista, ma parliamo dell'uomo. In questa sala io ho già avuto la dolorosa occasione di venire a salutare, a omaggiare un altro grande compagno di viaggio, Sergio Endrigo, con cui ho condiviso canzoni e bevute, malinconie e allegrie. L'ineluttabilità della fine è quella cosa a cui da sempre abbiamo tutti dovuto piegarci, attoniti davanti al mistero. L'unica cosa che possiamo fare, da superstiti, quando siamo, è, e la facciamo, è sperare che da una dimensione altra chi ci ha abbandonato abbia da noi conferma di aver lasciato segni positivi della sua presenza nel suo tempo. Le canzoni uniche di Endrigo, le interpretazioni uniche nel doppiaggio, nel cinema, di Peppino Rinaldo. Rammentarne quali ora qui mi sembra persino superfluo, per cui accederò invece a qualcosa di concretamente vissuto con lui in un ormai lontano 1941, che portò me, bambino, a conoscere quel giovanottone che nel film Oro Nero interpretava quel bambino, cioè io, che nel secondo tempo del film era divenuto adulto. Non avrei mai supposto, allora, che quasi 70 anni dopo avrei dovuto ricordare nel Campidoglio di Roma quell'evento, ma quel che di Peppino è a tutti più facile ricordare è la sua capacità di sorridere guardando alla vita come a un gioco, come a qualcosa il cui senso, restando misterioso, va girato con l'ironia.